Direi che possiamo cominciare innanzitutto chiedendo di spegnere i microfoni per evitare la sovrapposizione dei suoni. E davvero con un grandissimo piacere che oggi presentiamo questo bel libro. E lo presentiamo con l'autore Sergio Fontana e lo presentiamo anche con i rappresentanti delle due istituzioni museali che hanno rappresentato i riferimenti per il protagonista o la protagonista di questo bel romanzo storico-archeologico, la figura prenestina. E quindi io ho solo poche parole introduttive in quanto direttore della collana Levi Maestre che ha ospitato questo libro e che aveva già ospitato un altro romanzo altrettanto bello di Sergio Fontana che aveva per protagonista Eracle. E oggi è veramente, lo ribadisco, un grandissimo piacere presentare un romanzo che ha per protagonista in prima persona un oggetto, non più un personaggio del mito, un personaggio insomma, uno dei personaggi più amati e più contrastati per certi aspetti della cultura greca. Oggi ne abbiamo un oggetto particolarmente significativo, anche questo molto problematico, molto discusso, che ha fatto la storia appunto alla figura prenestina. Io devo confessarlo, ho molto amato e amo molto questo romanzo. Quando Sergio lo ha proposto, non ha avuto veramente alcun dubbio nell'opportunità di pubblicarlo, perché lo trovo un libro davvero bello. Ho molta invidia per Sergio Fontana, per la sua capacità di scrivere un libro di questo tipo, perché è un libro colto, è un libro ricco di personaggi, di eventi. È un libro nel quale Sergio ha saputo descrivere perfettamente, appunto, non solo una serie di protagonisti della vita culturale, della storia dell'archeologia tra 800 e 900, ma anche i contesti socio-economici, politici nei quali si sono svolte le vicende narrate. Io ho molto amato fin da subito una frase, mi sembra geniale, scelta come epigrafe del libro, che è emblematica per la storia narrata. Il tempo non è affatto ciò che sembra, non scorre in una sola direzione e il futuro esiste contemporaneamente al passato. Straordinariamente, la frase di Einstein, che spiega molto bene il senso anche di questo libro, in cui si intrecciano le vicende tra passato antico, passato dell'Ottocento, del Novecento, tra la Seconda Guerra Mondiale, tra il dopoguerra e gli ultimi decenni, la seconda metà del Novecento. E quindi un romanzo che riesce attraverso questo oggetto e tutte le discussioni, le vicende non sempre chiare che lo hanno visto protagonista, appunto, racconta come si è costruito il sistema di tutela nel nostro paese, quali erano gli archeologi operanti
nell'immediato, negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, personaggi straordinari, a parte Helbig evidentemente protagonista, ma tutta una serie di altri straordinari personaggi come Fiorelli, come Pigorini, come Barnabei, come Lanciani, e poi questo altro personaggio particolare, Martinetti, e quindi il mondo tra archeologia, storia, ricerca e commercio antiquario, commercio di pezzi archeologici, e poi tutta la vicenda che vede per protagonista un'altra fase, Margherita Guarducci, con tutte le polemiche che questo ha portato. Insomma, io lo trovo un libro veramente bello, interessante, stimolante, che mi sento di consigliare a tutti, perché, e non solo agli archeologi evidentemente, anche gli archeologi hanno molto da imparare, ma a tutti coloro che sono interessati a conoscere le vicende della storia d'Italia attraverso letta, attraverso questo oggetto e tutte appunto le personalità che hanno rappresentato buona parte della vicenda culturale del nostro paese. Io non voglio prendere molto tempo, perché abbiamo chiesto a due persone, a due amici carissimi, di presentare questo libro, di discuterlo, e non posso non nascondere, non posso nascondere che oggi avrebbe dovuto parlare di questo libro Filippo Gambari. È stato il mio ultimo contatto con Filippo, quando mi scrissi per proporgli di leggere, di presentare questo libro. Lui, come sempre, aderì con entusiasmo, e quindi dovevamo decidere quando, poi l'abbiamo perso, continuiamo a soffrire per questo, e ci mancherà molto Filippo anche in futuro. Però io sono molto contento che il Museo delle Civiltà, che lui ha così ben diretto e contribuito a costruire come identità nuova nella tradizione che si raccoglie in questo museo, e quindi sono molto contento che ci sia il collega Mario Mineo per parlare di questo, che abbia accettato. Sono molto grato, lo ringrazio a nome delle di Puglia, a nome mio personale e anche a nome dell'autore, per aver accettato di presentare, di partecipare a questa presentazione, chiacchierata, discussione, riflessione collettiva. E poi Valentino Nizzo, caro amico, direttore di Villa Giulia, del Museo Etrusco di Villa Giulia, proprio perché sono i due simbolo, no? In cui che si sono contesi anche questo oggetto, in cui questo oggetto straordinario ha trascorso dei periodi di vita, appunto. E quindi non potevano mancare questi due musei. In questo senso, i musei stessi non sono un semplice luogo, non sono soltanto contenitori di oggetti, ma sono uno spazio significativo in cui questa vicenda anche si sviluppa. Ovviamente Roma, ovviamente l'Italia, ma c'è stata tutta la parte anche molto bella su Napoli, insomma, ci sono tanti elementi che credo contribuiscano a fare di questo libro una lettura piacevolissima e devo dire anche utilissima. Io suggerirei questa sequenza nella nostra conversazione. Darei innanzitutto, se condividete, la parola all'autore, a Sergio Fontana, che mi preme sottolineare è un archeologo molto bravo, un archeologo che si è dato una grande competenza come archeologo professionista in tanti campi, nell'uso delle tecnologie innovative, nell'uso delle tecnologie informatiche, ma poi soprattutto nella comunicazione archeologica, nella narrazione, nell'uso anche delle nuove tecnologie per meglio raccontare il patrimonio archeologico, e poi ha messo in campo questa sua dote narrativa davvero straordinaria, e per cui sta producendo splendidi romanzi.
E quindi darei la parola a Sergio, chiedendo a lui di poter mettere a disposizione di chi ci sta seguendo una serie di elementi anche attraverso delle immagini, e poi passerei la parola ai nostri due ospiti amici che parleranno di questo romanzo. Vedremo chi dei due preferisce intervenire prima, forse Valentino e poi Mario, non lo so, vi lascio anche scegliere a seconda un po' di come preferite, e poi speriamo di raccogliere anche un po' di domande, di interventi da parte del pubblico. Si sta andando anche in diretta a Facebook, e quindi speriamo di raccogliere anche delle sollecitazioni da chi ci sta seguendo, in maniera tale che l'autore e i nostri amici possano anche tenerne conto. Sergio, direi a te la parola per una prima presentazione e poi interverrai ovviamente dopo ancora. Ti ringrazio Giulio per questa bellissima introduzione che hai fatto a Fibula. E niente, io penso che la cosa migliore sia appunto cercare di raccontare un po' a tutti che cos'è questa storia, cioè perché parliamo di una fibula e magari molte persone che... alcune persone che ci stanno ascoltando magari ne sanno molto poco di questo reperto, e soprattutto della sua storia, diciamo, recente, della sua storia moderna. Quindi io cercherò adesso, presentandovi una serie di immagini, in qualche modo di sintetizzare le vicende della fibula prenestina, che sono state poi lo spunto per fare questa ricostruzione fiction, in qualche modo, che ho fatto, sebbene i personaggi siano quasi tutti personaggi reali, effettivamente esistiti, di cui ho cercato di indovinare i pensieri, i comportamenti, introducendo però anche degli elementi chiaramente di fantasia. E quindi adesso passerei un attimo a presentarvi rapidamente un po' di immagini, commentandovele, per entrare un pochino dentro l'argomento. Un attimo solo. Ecco, qui vedete la fibula con descrizione e la copertina del libro. E prima di tutto è opportuno spiegare che cos'è una fibula e perché è così importante. Innanzitutto, da un punto di vista funzionale, la fibula non è molto diversa da una moderna spilla da balia. Le spille da balia un tempo erano utilizzate per bardare di fasce i neonati, per quello si chiamano da balia, e poi attualmente sono abbastanza confinate nel reparto della sartoria, nella vita quotidiana delle sarte. Ma l'importanza di questi oggetti, che nel mondo antico vengono chiamate fibule, era completamente diversa. Perché nell'antichità? Perché non esistevano i bottoni, e quindi la fibula diventava il principale ornamento degli abiti, e di conseguenza attraverso una fibula si poteva ostentare uno status. Una fibula d'oro aveva un significato diverso a livello appunto di status e di autorappresentazione sociale rispetto a una fibula di metallo più vile. Per cui l'importanza dell'oggetto fibula è un'importanza che dobbiamo trasferire nel mondo antico per capire quanto potessero essere importanti questi oggetti. Questo oggetto è ancora più importante, se vogliamo, la fibula prenestina, perché sulla staffa, cioè sulla parte che ferma l'ago, l'ardiglione, è presente un'iscrizione. Un'iscrizione in un latino molto, molto arcaico. E l'iscrizione dice: Manius med fefaced numasioi.
In pratica vuol dire Manio mi ha fatto per Numasio o mi ha fatto a Numasio. Come vedete è un latino che già per la forma delle lettere appare molto antico e soprattutto è scritto all'etrusca, è scritto da destra verso sinistra. Quello che diede subito l'impressione di trovarsi di fronte al più antico testo della scrittura latina è l'utilizzo del digamma con H. Il digamma, vedete le frecce rosse, è quella specie di S che vedete appunto indicata dalle frecce ed è seguita da quel segno rettangolare con un trattino al centro che è di fatto un H. Per cui il digamma originariamente era una specie di V, diciamo, che nell'alfabeto greco arcaico, che poi scomparirà anche dall'alfabeto greco, ma viene presa in prestito dai latini per farne una S nel tempo. Però siamo in uno stadio ancora molto antico e mettono probabilmente l'H per dire la dovete leggere S e non va letta come V, per dare un'aspirazione. Quando nasce, o perlomeno quando viene fuori la fibula prenestina? La fibula prenestina viene fuori nel 1887, quando un archeologo tedesco, Wolfgang Helbig, vice direttore dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, che era una istituzione prussiana ma fortemente cosmopolita e molto radicata a Roma, pubblica questo. Pubblica questo oggetto dicendo che è un oggetto di provenienza abbastanza incerta, che è di proprietà di un suo amico che l'ha acquistata nell'anno 1871 a Palestrina e non dice quasi null'altro sulla provenienza, per cui viene fuori in maniera un pochino misteriosa veramente la fibula. E a presentarle appunto Wolfgang Helbig, che vedete il signore coi baffi nella fotografia, e poi c'è un giovane epigrafista che si occupa appunto della parte della decifrazione e dell'iscrizione, che è Ferdinand Dummler, che anche lui contribuirà a questa prima pubblicazione della fibula nel 1887. E il libro nasce innanzitutto da un dubbio, nasce in realtà da una domanda che mi fece mia figlia circa l'autenticità o meno della fibula prenestina. Io le chiesi come mai mi fai questa domanda? Lei mi disse: guarda, perché c'è un problema. Sul libro c'è scritto che la fibula è vera, mentre il professore insiste nel dire che la fibula è falsa. E diciamo per tutti gli studenti del liceo classico, a un certo punto in primo liceo, quando si inizia lo studio della letteratura latina, c'è sempre un paragrafo dedicato alla fibula prenestina. Per quelli che come me hanno fatto il liceo classico negli anni 80 o anche poi negli anni 90 e nei primi anni 2000, la fibula veniva considerata un falso. Successivamente succede qualcosa e la fibula comincia a essere considerata per vera. Quindi mi sono cominciato a interessare di questa vicenda, di cui comunque sapevo abbastanza poco fino a qualche anno fa, e ho cominciato a raccogliere materiale rendendomi conto che c'era tantissimo materiale per raccontare in qualche modo la storia moderna della fibula. E poi c'era un altro particolare, che la fibula era un oggetto parlante, perché lei dice: Manius mi ha fatto per Numasio, per cui utilizza la prima persona. Per cui a quel punto poteva essere un punto di vista interessante quello proprio dell'oggetto, poteva essere l'oggetto a raccontare ciò che gli è stato intorno, in maniera tale da avere una visione terza, una visione abbastanza interessante nell'indagine letteraria. Diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, appunto a partire diciamo dal 2011 circa, la stragrande maggioranza degli studiosi lo considerano un oggetto vero, autentico.
perché ci sono stati dei risultati di indagini archeometriche che diciamo tendono molto per l'autenticità, anche se a dire il vero c'è un problema che non abbiamo ad oggi ancora un metodo chiaro e inequivoco per datare gli oggetti in oro. Per cui di conseguenza non possiamo avere ancora la certezza assoluta dell'autenticità. E diciamo è interessante perché questo discorso tra il vero e il falso ha attraversato i 130 anni, quasi 140, della storia moderna della fibula prenestina. Qui vedete ancora Helbig, che era un signore mondano, era anche, veniva considerato da alcuni suoi colleghi un po' uno sprufoncello, un uomo piacente che amava la bella vita e quindi veniva criticato da alcuni e sicuramente ebbe una passione smisurata e un'attività smisurata nell'ambito del commercio antiquario, soprattutto quando lascerà la sua carica all'Istituto di Corrispondenza Archeologica per dedicarsi di fatto unicamente allo studio e al commercio antiquario. E qui vedete le immagini della Casa Tarpea, che era appunto il centro che ancora c'è sul Campidoglio dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, che è appunto un organismo molto interessante perché rappresenta un po' un mondo prima della nascita dei grandi nazionalismi, per cui è un'istituzione assolutamente cosmopolita, presente a Roma dal 1829, che però a un certo punto, già negli ultimi anni, negli anni 80 dell'Ottocento, cambia e diventa sempre più rappresentativa dell'impero tedesco. Quindi per esempio abbiamo l'abbandono dell'italiano come lingua ufficiale, che era un po' considerato una lingua franca in cui potevano comunicare gli studiosi di varie nazioni presenti a Roma, e da una parte si sviluppa un nazionalismo tedesco, ovviamente dall'altra parte c'è il nazionalismo italiano che avanza col bisogno di far appartenere alla nazione tutte le antichità italiane, e quindi ci sono indubbiamente delle frizioni in quella Roma degli anni 80 dell'Ottocento. Lui ebbe poi un soggiorno a Napoli, sempre Helbig, e poi lui sposa questa donna che è Nadine Helbig, che è una principessa russa, una stretta parente dello zar de Romanov, e che sarà la donna, diciamo, al centro della vita mondana, l'animatrice della vita mondana degli anni 80 e 90 dell'Ottocento. Per cui Helbig e Nadine, nonostante Nadine abbia questo corpo deforme, sia affetta da una specie di elefantiasi, così, sono un po' la coppia più VIP della Roma di quegli anni, sono veramente all'apice di tutte le feste, di tutte le situazioni. Lei è una bravissima pianista, per cui organizzava piccoli concerti, e quindi esiste questo aspetto mondano della figura di Helbig, che qui vedete appunto accanto alla moglie in un ritratto giovanile. Helbig poi era un ottimo studioso, anche con delle visioni interessanti, come in Das Homerische Epos, dove lui fa un'archeologia dell'Iliade e dell'Odissea, facendo parlare per la prima volta gli oggetti archeologici con i testi omerici, e quindi compendo un po' quella divisione che era già presente allora tra gli archeologi preistorici che si occupano di cose e gli archeologi classici, o gli antichisti classici che si occupano
soprattutto di testi, un po' cercare di unire, di capire, di rompere gli schemi accademici. E qui vedete un gruppo dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, e ancora abbiamo un Helbig molto dimagrito a sinistra, poi Nadine e Hansen, che era il primo direttore, Rosina von Kopf a sinistra di Hansen, che è la governante dell'istituto, e sotto i due figli di Helbig e Nadine, che sono Dimitri e Lili. Questa è Villa Lante, questa è Villa Lante, che diventerà, dopo che Helbig, pochi mesi dopo la pubblicazione della fibula, Helbig lascia l'Istituto di Corrispondenza Archeologica. Lascia l'Istituto di Corrispondenza Archeologica e con la moglie si trasferisce in questa bellissima villa sul Gianicolo. Allora era cadente, quando la prese, poi era più o meno nelle condizioni in cui la vedete in questa immagine. E villa che è tuttora sede dell'istituto finlandese, e Villa Lante diventerà il centro della vita mondana romana, con gli Helbig sempre in una posizione molto elevata, sarà frequentata anche dalla Re d'Italia o da Wagner, piuttosto che da D'Annunzio, da Schliemann. Qui vedete una foto in cui si è riconoscibile Mommsen con dei lunghi capelli bianchi, e poi vedete in secondo piano Nadine, che era sempre una donna un po' curiosa, particolare, che in questa occasione porta sulle spalle un pappagallo. E poi c'è un altro personaggio da scoprire, che è il primo possessore della fibula, che è Francesco Martinetti. Francesco Martinetti è un personaggio estremamente oscuro, detto il Sorchecco, e sicuramente si è occupato di antichità, ma anche molto di oggetti falsi. Aveva un amore smisurato per accumulare ricchezze, spesso in forma di monete d'oro, ed è lui che fa conoscere, probabilmente secondo la storia che ci viene raccontata, fa conoscere ad Helbig la fibula che è in suo possesso, chiedendogli di pubblicarla. A dire il vero, più volte Martinetti aveva proposto degli oggetti a Helbig per farli pubblicare, quasi, se vogliamo essere malevoli, quasi a voler costruire un pedigree per questi oggetti per poi metterli in commercio. Martinetti era in qualche modo il re di Piazza della Montanara. Piazza della Montanara è una piazza che non esiste più, vicino ai portici, era accanto ai portici del Teatro di Marcello, ed era una piazza dove nei giorni feriali si svolgevano diciamo normali transazioni che avvenivano tra la campagna e la città. Era per lo più frequentata dai contadini dei castelli che arrivavano a Roma a vendere le loro merci, polli, ortaggi e quant'altro. La domenica invece c'era un mercato clandestino di oggetti antichi, e diciamo il Sorchecco, come veniva chiamato Martinetti, era famoso per aver fatto dei grandissimi affari, perché erano gli stessi contadini che sapevano di andare lì la domenica mattina quando trovavano qualcosa, che era il modo migliore per poter vendere un oggetto, magari attraverso degli intermediari, agli antiquari romani che frequentavano comunque assiduamente la piazza. E per gli antiquari romani la piazza era Piazza Montanara. Questa è il portone della casa di Martinetti, che stava a Via Alessandrina. Come sapete, Via Alessandrina è stata demolita, i palazzi di Via Alessandrina sono stati demoliti negli anni 30 nei lavori connessi alla realizzazione di Via dell'Impero, oggi Via dei Fori Imperiali. Durante la demolizione della casa di Martinetti, quando lui era già morto da quasi 40 anni, viene scoperto un tesoro di monete d'oro, addirittura
più di 2500 monete d'oro, quasi tutte antiche, gemme, un totale di 14 chili d'oro. Un tesoro di cui la stampa dell'epoca, la stampa del 1933, dà ampia rilevanza, e gettando per la prima volta qualche luce su questo personaggio di cui si andava un po' perdendo il ricordo. Poi Roma era frequentata dal mondo antiquario di Roma, da personaggi di tutti i tipi, come il conte polacco Tyskiewicz, e anche lui amico di Helbig e Martinetti, considerati tutti e tre facenti parte di una specie di associazione, non diciamo proprio a delinquere, ma di traffici di antichità. E lui era in possesso dei famosi ritratti trovati nella tomba dei Licini, vicino Porta Pia, e un lotto di 18 ritratti romani di varie epoche bellissimi che non si sa perché poi stavano tutti ficcati dentro una tomba in muratura. E questo lotto verrà poi venduto da Helbig a... qui vedete il bellissimo ritratto di Pompeo, sempre del lotto dei ritratti della tomba dei Licini, che finirà a Copenaghen, perché Helbig lavorerà soprattutto per Carl Jacobsen, il padrone della criptoteca di Copenaghen, industriale danese della birra, uomo rozzo, ma molto attratto dalle antichità, da Roma, e di cui Helbig diventa uno stipendiato fisso a cui rimedia tantissime antichità. Parliamo di migliaia e migliaia di oggetti archeologici, soprattutto etruschi, che prendono la via di Copenaghen, dove c'è una sezione della criptoteca che per un lungo periodo si chiamerà l'Helbig Museet. E qui vedete un'immagine d'epoca del vecchio allestimento. La fibula, fin dalla sua apparizione, comincia però a suscitare qualche dubbio. Il primo ad esprimere dei dubbi è un linguista italiano che si chiama Giacomo Lignana, ex grande amico di Helbig, che dice: no, c'è qualcosa che non va, a me sembra una ricostruzione fatta sulla base degli ultimi studi della grammatica storica del latino, cioè questa iscrizione è troppo giusta per essere vera in qualche modo, è qualcuno di molto colto che si è messo lì e l'ha inventata. Dice: io ho questa sensazione, e la pubblica proprio nella stessa rivista in cui viene pubblicata per la prima volta la fibula, come una nota a margine, per cui da subito comincia a serpeggiare l'idea che la fibula possa essere falsa. Poi ultimamente è venuto fuori un documento molto interessante che invece sembra far propendere un pochino di più per l'autenticità, cioè a un certo punto nella notte di Capodanno tra il 1886 e il 1887 Helbig scrive al grande Theodor Mommsen per chiedergli lumi su questa fibula che è stata trovata. Sembra apparentemente sincero, e poi soprattutto aggiunge dei dettagli sul ritrovamento. Dice: è stata trovata insieme a delle coppe d'argento fenice o cartaginesi, però questa tomba è uno scavo segreto, non se ne può parlare, peccato, però c'è questa fibula e l'iscrizione sembra veramente antica. Diciamo, non conosciamo la risposta di Mommsen, ma certamente qualche mese dopo la fibula venne accolta nel CIL e quindi nel corpus delle iscrizioni latine, quindi dobbiamo ritenere che Mommsen non avesse dubbi riguardo all'autenticità. A che cosa poteva alludere Helbig? Probabilmente alla tomba Bernardini, che viene scavata a Palestrina nel 1876, quindi qualche anno dopo rispetto alle dichiarazioni di Martinetti, che diceva di aver comprato la fibula nel 1871.
Ci sono, è una tomba bellissima adesso che è al Museo di Villa Giulia stabilmente, adesso in gran parte del corredo è esposto in una bellissima mostra al MAN di Napoli. E tra gli oggetti ci sono degli oggetti di ornamento personale e soprattutto c'è una fibula che è quasi identica alla fibula prenestina per antonomasia. Non ha ovviamente l'iscrizione, è più semplice, ma si capisce che tra i due oggetti c'è una qualche vicinanza nelle forme, anche se la fibula prenestina è composta da più pezzi, però la tettonica dell'oggetto è molto molto simile. Sullo scavo della tomba prenestina vediamo che compariranno tre protagonisti delle vicende della fibula e sono tre protagonisti di cui due già li conosciamo. Uno è Helbig, che arriverà qualche giorno dopo lo scavo e sarà il primo che pubblicherà una pianta sommaria della tomba e una descrizione degli oggetti. Uno è Martinetti, e poi vi dirò perché c'entra con la tomba prenestina, e compare un altro personaggio. Questo personaggio è Felice Barnabei, allora ispettore del Museo di Villa Giulia, che viene mandato dal direttore delle antichità Fiorelli a controllare lo scavo. Martinetti compare invece come consulente dello Stato per l'acquisto della tomba dell'intero corredo della tomba Bernardini che verrà fatto dallo Stato appunto qualche anno dopo. Per cui ci sono questi due protagonisti che già conosciamo e si comincia ad affacciare Barnabei, che diventerà un personaggio importantissimo nella storia della fibula, perché farà di tutto per esporla nel suo museo, cioè al Museo di Villa Giulia. È un uomo potente, un uomo abile, un uomo che ha agganci dappertutto, sebbene sia di un'origine abruzzese piuttosto umile, per dirne una, è l'insegnante di greco della regina Elisabetta. Pare sia massone, è massone, insomma, sicuramente, però è anche amico dei gesuiti. Ha un po' le mani in pasta dappertutto e diventa l'uomo forte della Roma di fine Ottocento, infatti, diciamo, con un termine che allora ancora non si usava, di beni culturali, diventa il potente di quel periodo. E c'è Barnabei e poi si affaccia anche Luigi Pigorini. Luigi Pigorini era il direttore dell'allora museo preistorico al Collegio Romano e anche lui cerca di spingere su Helbig per ottenere la fibula nel suo museo, perché il posto giusto gli sembra il suo museo piuttosto che Villa Giulia. Sulla scena entra una donna fatale, che è la contessa di Santa Fiora. La contessa di Santa Fiora, che appunto viene definita la contessa fatale da Matilde Serao, è l'amante sia di Barnabei che del re Umberto I in contemporanea. E lei, diciamo, entra sicuramente nella vicenda della fibula, perché Barnabei dice a Helbig mi devi prestare la fibula perché la Santa Fiora ha detto che la vuole vedere. Fidando sul fatto che facendo questo nome, il nome dell'amante del re, Helbig gli avrebbe dato la fibula e lui probabilmente l'avrebbe sequestrata. Ma invece Helbig nicchia e praticamente dice, gli manda un biglietto di risposta e dice: se la sua amica vuole una copia del mio articolo, gliela faccio recapitare, non c'è nessun problema, lo prende anche un po' in giro. Però fatto sta che nell'estate del 1889 Francesco Martinetti consegnerà la fibula al Museo di Villa Giulia. È probabile che lui sia stato convinto anche per un fatto di prestigio personale, se non per un fatto economico, anche perché da quella data in poi diverrà cavaliere della Corona d'Italia, per cui probabilmente la fibula c'entra qualcosa in questa sua promozione sociale. Però la storia non finisce qui, perché la fibula poi finirà al Museo di Pigorini. Finisce al Museo di Pigorini
perché a un certo punto da Pigorini si presenta un giovane studioso tedesco che vuole pubblicare l'intero corredo della tomba Bernardini, che all'epoca era nel Museo Preistorico, e praticamente dice vorrei pubblicare il corredo della tomba Bernardini, compresa la fibula prenestina. E perché pure la fibula prenestina, che c'entra? Perché io lo so per sicuro, perché me l'ha detto a Elpic, che la fibula prenestina viene dalla tomba Bernardini. Viene dalla tomba Bernardini perché un capo operaio l'ha rubata e poi venduta a Martinetti. Adesso che Martinetti è morto, e che è morto anche questo capo operaio, Elbi, che attraverso di me, Giorgio Caro, mi ha permesso di utilizzare questa dichiarazione. Tutto è plausibile, diciamo, non è certo, ma è possibile che le cose siano andate così e che Martinetti, essendo stato il consulente di parte dello Stato per acquisire il come veniva chiamato allora, il tesoro di Palestrina, non potesse uscirsene, c'è pure questa fibula, e che quindi è possibile che le cose siano andate così, ma anche che ci siano altre verità. E chi pensa ad altre verità è soprattutto questa signora, Margherita Guarducci, che negli ultimi anni, diciamo già in età avanzata, già passati 70 anni, si comincia ad occupare della fibula prenestina e è convintissima che la fibula sia falsa. È convinta prima di tutto per una reminiscenza giovanile, perché quando lei negli anni 20 seguiva i corsi della scuola di specializzazione di archeologia a Roma, Giovanni Pinza, un archeologo a Via Trapani, un archeologo le disse probabilmente certamente la fibula è falsa, io lo so per certo, me l'hanno detto, e c'è anche chi conosce chi l'ha fatto, l'orafo che ha fatto la fibula. Lei si fa aiutare da consulenti che dichiarano appunto la falsità della fibula sulla base di un esame empirico, come Pico Cellini, che vedete in questo ritratto, e niente, questo è un po', diciamo, in sintesi la storia moderna della fibula prenestina. Come vi ho detto, esistono tante verità, cioè non esiste una sola verità riguardo a questo oggetto, e a volte il romanzo può raccontare meglio di un testo scientifico delle verità, dei grigi che esistono intorno alla fibula, e quindi è quello che ho cercato di fare, insomma, nel mio libro, che spero possiate leggere e che vi possa quantomeno divertire. Io, Giulio, ti ricevo la parola a questo punto. Grazie Sergio per averci raccontato attraverso anche una serie di immagini, perché una delle cose che ho dimenticato è che il libro contiene anche una bella selezione di fotografie d'epoca, di carte, insomma, anche su questo, da questo punto di vista è molto ricco e completo. Allora, io passerei la parola. Valentino, preferisci intervenire tu prima? Forse è più carino che lo faccia il museo che detiene l'opera. Allora passo la parola a Mario Mineo, che in questo momento appunto è il custode della fibula prenestina, e quindi mi chiedo di intervenire. Grazie. Beh, grazie a tutti. Io, come ben sapete, ho questo grande compito di rappresentare Filippo Maria Gambari, che è un esperto in materia, mentre io in realtà sono un preistorico e mi occupo essenzialmente di oggetti muti, non parlanti, in particolare che dobbiamo imparare a fare parlare. Filippo ci teneva tantissimo a essere presente a questa presentazione, e io oggi sono onorato di poter sostituirlo in questa sede, e
E visto che Sergio Fontana ha fatto una splendida presentazione e io avrei dovuto affrontare, almeno in parte, diciamo così, il contesto archeologico che è già stato, parlare direttamente del libro che mi ha molto acchiappato e l'ho letto d'un fiato, perché mi ha ricondotto alle stanze del Museo Pigorini. Mi ha ricondotto alle stanze del Museo Pigorini. Io sono anche il gestore dell'archivio storico cartaceo del Museo delle Civiltà, che comprende quindi l'archivio del Museo Preistorico e Etnografico. E spesso e volentieri mi sono ritrovato a analizzare documenti a firma Pigorini, a firma di Helbig, a firma di Fiorelli, a firma di e Bernabei pure, quindi mi sono ritrovato, diciamo, nel mio ambiente comune. E il libro mi sembra una splendida attività di ricerca che porta a mettere insieme i legami archivistici tra gli oggetti e le testimonianze scritte. Le testimonianze scritte che sono la nostra fortuna all'interno dei musei di cui facciamo parte. I nostri sono dei musei nazionali che sono nati nella parte finale dell'Ottocento, il Museo Pigorini, il Museo di Villa Giulia. Sono questi musei così storicamente importanti che contengono una serie di elementi particolarissimi. Il Pigorini in particolare, con la sua fibula prenestina, andava a chiudere, diciamo, un percorso espositivo. Pigorini è un museo che ha un'esposizione enciclopedica dell'archeologia, che è in realtà il manifesto che Pigorini stesso aveva presentato a Bondi quando gli fa la proposta di un museo preistorico etnografico a Roma, cioè un museo che raccogliesse tutte le culture italiche, tant'è che poi spingerà continuamente, costantemente, tutte le sue leve per ottenere da tutte le varie sovrintendenze che sovrintendenze, tutti i vari scavi archeologici che si esplicitavano nel territorio nazionale, delle campionature da mettere nel museo preistorico della capitale. Quindi è un museo particolarmente importante in questo senso, che ha ospitato anche uno dei padri della paleontologia, che insieme a Gaetano Chierici hanno portato avanti questa disciplina che in quegli anni veniva e cresceva. Il racconto mi ha portato a vivere quello che quotidianamente mi capita di vivere quando io lavoro sui materiali d'archivio del museo. Mi è piaciuto tantissimo leggere questi argomenti che sono il commercio antiquario, i falsi archeologici, la legge di tutela così leggera in quel periodo, anche se in realtà la legge di tutela, le leggi di tutela avevano dei precedenti. Non a caso nel libro si fa riferimento all'editto del Pacca, insomma, dello Stato Pontificio, che era uno dei primi organi completi a tutela del patrimonio archeologico italiano. E in realtà quello è un periodo in cui poche persone, pochi studiosi nel tutto il territorio nazionale detenevano i beni archeologici. Uno di questi era Pigorini, c'erano Chierici, c'erano tanti altri colleghi dello stesso periodo che utilizzavano le collezioni archeologiche anche per fare degli scambi. Valentino ne è testimone, ha studiato presso il Museo Pigorini dei materiali di Cuba che vengono da Napoli. Abbiamo collezioni che vengono da tutta l'Europa all'interno dell'esposizione Pigorini. Quindi c'era questa possibilità di affrontare la gestione del patrimonio in maniera quasi personalistica, direi. E il romanzo ne mette in evidenza tanti aspetti. È interessante leggere anche di queste dichiarazioni smentite di Caro circa l'effettiva appartenenza della fibula alla tomba Bernardini, e poi
In un primo momento l'affermazione positiva, in un secondo momento dopo la morte di Pigorini, perché Pigorini era morto, smentire la stessa notizia e dire che no, non era. Quindi è, il libro mi ha portato proprio a vivere queste situazioni. E devo dire, è un po' come quando noi abbiamo una collezione storica all'interno del museo di cui abbiamo perso probabilmente diversi documenti che ne registrano l'ingresso e dobbiamo ricostruire in qualche maniera l'accesso, la provenienza, chi l'ha fatto, chi l'ha scavato e perché. Sergio Fontana questo lo ha fatto in una maniera incredibile. È vero che la fibula parla, cioè si presenta da sola, cioè ha un suo proprio un suo linguaggio immediato, mentre se non avesse avuto quell'iscrizione sarebbe stato molto, molto difficile scrivere questo romanzo, ovviamente, perché avrebbe creato meno suspense. Il romanzo poi è articolato in un modo molto interessante, perché c'ha questa dicotomia tra passato e presente, come diceva giustamente Giuliano Volpe, no? Ma si sposta tra le vicende di Margherita Guarducci e le vicende invece di Helbig, di Martinetti e di Barnabei, incrociando dei momenti particolari e facendo in qualche maniera incastrare tutte i tasselli di un puzzle al posto giusto. È una ricostruzione della vicenda, secondo me, eccellente, per non dire qualcosa di più, insomma. Cioè, io l'ho trovata molto interessante e ho fatto tante altre ricerche di tipo simile su i fondi fotografici del Museo Pigorini, i fondi fotografici di fine Ottocento, che è una cosa che mi ha colpito molto nel libro, è che per esempio non ci sia una fotografia dell'epoca della fibula, ma soltanto un'incisione di rame, mentre invece ci sono le fotografie di Villalante. È una cosa molto strana questa, perché la fotografia in quegli anni aveva in qualche maniera un momento di grande successo, cioè si utilizzava molto per... E Pigorini, tra l'altro, era uno che la usava anche sugli scavi archeologici, anche Brizio, che poi va a vedere la tomba Bernardini insieme a Bernabei, ne ha fatto un largo uso di questa tecnologia, che ci avrebbe in qualche maniera forse aiutato anche a capire meglio quello che è successo realmente. Per quanto riguarda l'aspetto del contesto archeologico, ovviamente la fibula è decontestualizzata, quindi gli unici elementi che ci possono portare sono quelli stilistici e quelli epigrafici. È fuori di dubbio che ormai assodato dagli studi di Formigli e della Daniela Ferro che questa fibula sembra essere autentica. Se è autentica, bisogna quindi affrontare gli aspetti stilistici e dire ok, da dove viene? Viene dalla tomba Bernardini. Ne siamo sicuri? No, non ne siamo sicuri, perché un oggetto che esce 10 anni dopo l'escavazione di una tomba di cui non abbiamo neanche dei diari di scavo, perché Barnabei e Brizzi arrivano soltanto il quarto giorno, Helbig arriva il quinto giorno, quando ormai diciamo, hanno quasi raccolto tutti gli oggetti della tomba e quindi non è stato registrato, almeno non mi risulta che ci siano dei registri dove sia stata descritta la tecnica di scavo, ma semplicemente veniva raccontato ad Helbig che il crollo della copertura su e della presenza dei massi direttamente sui reperti archeologici, che tra l'altro erano molto rovinati e che quindi hanno avuto bisogno di un lungo lavoro di restauro e ripristino. Quindi, da un punto di vista cronologico, è una tomba di settimo secolo, di primo quarto di settimo secolo, e di questo sicuramente può parlare meglio di me Valentino, che questo periodo lo tiene in mano come se fosse un Vangelo. Insomma, io invece mi occupo di periodi molto più antichi. Detto questo, io che posso dire? Mi ricordo, sono stato felice di rincontrare Giuseppe Fiorelli, Felice Barnabei, Francesco Martinetti, Cano, Helbig, di ritrovarmeli sul comodino la sera prima di andare a letto e poter in qualche maniera parlare con loro. Il libro io lo consiglio a tutti perché è una lettura
sicuramente di una narrativa di tipo archeologico molto accattivante, molto, molto veloce. Io, veramente si legge con un attimo. Detto questo, abbiamo qui Valentino Izzo che potrà invece parlare ampiamente di tutti gli altri aspetti dell'archeologia di fine Ottocento, del fatto che tra Pigorin, tra il Museo Preistorico Etnografico e Villa Giulia c'è stata questa continua tira e molla sulla tomba Bernardini che prima era nel museo. Ecco, una sola cosa c'è da dire. La tomba Bernardini non era al Pigorini, ma era al Museo Kircheriano, dove era direttore De Ruggero fino al 1881. Questo sì. E poi è bellissima la citazione dell'anno senza legge, il 1871, ed ecco perché Helbig doveva in qualche maniera dire che non era stata trovata nel 76 anno di scavo della tomba Bernardini, ma nel 71, perché così Martinetti sarebbe stato in qualche maniera esentato da qualsiasi responsabilità. Io chiuderei così e passerei la parola a Pino, che grazie. Ci racconta invece cose splendide di questa tomba e di tutto il resto, di tutto il periodo. Grazie di cuore per questo intervento, per la lettura del libro, per tutte le riflessioni e considerazioni che hai fatto. È stato un piacere. Grazie. E prima di passare la parola a Valentino Izzo, ricordo che chiunque voglia può fare delle domande qui sulla chat oppure sulla diretta Facebook, e quindi in maniera tale che anche dalla diretta Facebook possiamo recuperarle per trasferirle a Sergio Fontana innanzitutto, ma anche ai due presentatori. Valentino, a te la parola. Grazie a voi, grazie Giulio, grazie Mario, grazie Sergio, grazie a Edi Puglia che ha organizzato questa bella iniziativa. Mi avete caricato di tante responsabilità, però insomma è un piacere, come ha detto Mario poco fa in modo molto spontaneo, per chi si occupa di archeologia a 360 gradi ma anche di storia dell'archeologia, è davvero un piacere incontrare delle persone che non abbiamo mai conosciuto semplicemente perché sono morte 100, 200 o 2700 anni prima di noi, che siano Manios, che siano Pigorini, Fiorelli e Barnabei. E questo è un dono che io auguro a tutti, perché è quello che rende il nostro lavoro unico per tanti versi. Noi abbiamo la possibilità, nel modo in cui ci approcciamo alla materia di cui ci occupiamo, di annullare il tempo e di vivere quello che Sergio Fontana ha magnificamente ricostruito nel suo libro, una dimensione extratemporale che ci consente di dialogare con persone che non ci sono più, dialogare all'interno della nostra testa, e grazie all'ausilio degli strumenti e dei metodi che l'archeologia ci offre per ricostruire il passato. E quindi è davvero un piacere per noi immergerci in varie linee temporali. E da questo punto di vista il libro di Sergio è un romanzo che penso abbia anche beneficiato di una tecnica narrativa che è diventata negli ultimi anni molto più comune rispetto a quanto lo era in passato, salvo qualche esperimento cinematografico d'avanguardia, cioè quello di giocare, come si fa in molte serie da Lost in poi, su varie linee del tempo che consentono di approfondire, non in maniera organica, quello che sono le vite delle varie persone, intrecciandole, giocando proprio su una linea temporale alla Einstein, che poi a un certo punto si unisce. Sergio ha trovato l'omicidio di Umberto I come punto di raccordo dei vari momenti temporali, quasi se quasi fosse una porta del tempo, uno Stargate, in linea anche con quello che si fa in Dark, con quello che si fa in tante serie televisive che so che anche Giulio apprezza e segue con attenzione. Questo può essere una carta a nostro favore in più da archeologi o comunicatori del passato, cioè rendere il tempo
una dimensione più interessante ancora di quanto lo sia per gli specialisti e renderlo una finestra che ci aiuti a dialogare con chi c'è stato prima di noi, fosse anche un oggetto. E da questo punto di vista, la persona con cui mi sento in dovere di dialogare in questo momento è Filippo Maria Gambari, che probabilmente è con noi e ci sta ascoltando in un'altra dimensione temporale, perché anch'io ho vissuto come Giulio gli ultimi scambi con Filippo proprio in relazione all'organizzazione di questa giornata. Ero molto legato a Filippo, molti di voi lo sanno, era un amico, è stato un maestro, poi un collega, e questa della presentazione del libro era solo una delle tante cose che avremmo voluto fare insieme. Quindi, se vogliamo credere, e io ci credo davvero, che il tempo sia relativo, Filippo è qui con noi che ci ascolta e magari, chissà, attraverso di noi riesce anche a fare qualcuno dei suoi interventi illuminanti. L'altro elemento di piacere rispetto alla lettura del libro, che come ha detto Mario, si legge con una facilità impressionante, nonostante abbia l'impostazione di un'indagine scientifica a tutto campo, perché introduce nel racconto degli elementi che chi conosce un po' quei periodi e ci è stato come noi sono ancorati a documenti reali, scambi epistolari, memorie, affiorano in forma diretta o indiretta in ogni pagina di questo volume. E io il caso ha voluto che, insomma, nel mio percorso mi sia occupato più volte di vari periodi attraverso prospettive diverse. Mario ha ricordato gli anni in cui al Pigorini ho avuto l'opportunità di studiare e poi pubblicare il materiale cumano conservato a Roma attraverso vari canali, ma soprattutto grazie all'abilità di Pigorini di farsi seduttore, di convincere possessori privati o pubblici a donare al suo museo quanto serviva a completare il racconto. Ma poi ho lavorato su Napoli e l'atmosfera napoletana che in questo libro è importante. Ho lavorato su Barnabei e anni addietro il mio primo legame con Villa Giulia è passato attraverso un qualcosa di molto simile a quello che fece Georg Caro. Insieme a Ferdinando Sciacca avremmo dovuto pubblicare nel 2003 in edizione scientifica La tomba Barberini, cosa che non abbiamo mai potuto fare, che magari chissà riuscirò a fare adesso che sono diventato direttore di questo museo, per le difficoltà anche logistiche legate all'edizione di oggetti che si ha paura soltanto a maneggiare. E all'epoca quindi mi sono occupato di tutte le ricerche archivistiche relative ad un corredo di rinvenuto 20 anni prima, più di 20 anni prima rispetto a quello della Bernardini. Conosco quindi, per esserci stato nel 1850 circa, ciò che ha preceduto e poi ha seguito la scoperta della tomba Bernardini. E poi, da frequentatore di epistolari, ho avuto il piacere di immergermi nelle tante prospettive che si ricavano da quel mondo che sono le lettere, che speriamo non scompaia per colpa della digitalizzazione sotto forma di email, perché ogni lettera è l'elemento di un prisma, dà la prospettiva di una persona, ma anche più prospettive della stessa persona, che nello stesso giorno poteva scrivere a 5 persone diverse, raccontando in 5 modi diversi la sua giornata o i suoi pensieri in relazione agli obiettivi che aveva. Quindi, diciamo, ho avuto l'opportunità di frequentare l'archivio del Pigorini, l'archivio storico, l'archivio di Stato, l'archivio del Pigorini a Padova, tanti archivi, non finiscono mai. Ogni volta ho ripercorso le giornate, ripercorso la linea del tempo e ascoltato racconti diversi. E quindi il piacere di rivedere tutto questo riversato in forma romanzata è impareggiabile e, diciamo, lo può godere fino in fondo solo chi si è divertito a leggere
il volumone di Filippo Delpino e Margherita Barnabei, dedicato alle memorie di Felice Barnabei, che sono un pozzo di informazioni, seppur deviato dalla prospettiva personale del narratore di se stesso, che però è diventata una delle fonti più importanti sull'epoca di cui tratta Felice Barnabei, che Sergio Fontana ha reso anche un personaggio erotico, perché descrive, descrive in modo davvero divertente una notte brava con l'amante di Umberto I, protagonista importante di questo racconto, per cui ci sono colpi di scena che insomma vanno oltre il romanzo. Si naturalmente ha dovuto descrivere ciò che Barnabei non ci ha potuto dire, però anche questo colpisce e rende le persone più umane nella loro particolarità. Devo dire quindi, vi invito non soltanto a leggere il romanzo, ma poi leggetevi le ultime pagine in cui descrive come è arrivato a questa ricostruzione, perché potrete anche voi partire per un viaggio quasi senza ritorno in un mondo che è quello di fine Ottocento, inizi Novecento, che è di un fascino straordinario, in cui si vede anche la rapidità dello scorrere delle informazioni. Il nostro WhatsApp quasi è a livello delle lettere che si scambiavano nell'Ottocento con una velocità incredibile tutti i protagonisti di questo romanzo. Le lettere all'epoca arrivavano in un giorno o due a destinazione, e questo ci sorprende per l'immediatezza che le poste italiane ci hanno fatto dimenticare. Ma quello che si può dire in una lettera è ben diverso dal tipo di comunicazione cui noi siamo abituati. Si ponderano le parole, magari si pensa anche che quella lettera un domani potrà diventare un documento storico importante, cosa a cui noi non siamo più abituati a pensare. E questo è un altro elemento della prospettiva che rende il tutto più avvincente, oltre la documentazione ufficiale, che è quella che poi restituisce l'immagine veritiera o artatamente ricostruita dei fatti. E questo punto è un altro punto di grande interesse, in cui Sergio è riuscito a metabolizzare lo straordinario lavoro fatto, tra gli altri, anche da Elisabetta Mangani, che è doveroso menzionare e ricordare nel meraviglioso volume diciamo che ha rilanciato l'edizione del bollettino di paleontologia italiana, proprio raccogliendo tutti i risultati della ricerca sulla fibula. Così come per Sergio è stato molto importante anche il lavoro fatto di riscoperta della figura di Helbig, che dopo l'intervento importante di un'altra protagonista del romanzo, che Margherita Guarducci, era stata oscurata, insomma infangata, diciamo, anche se sappiamo che la sua disinvoltura nel gestire il patrimonio è propria del tempo in cui egli viveva, e solo ai nostri occhi appare come un qualcosa di esecrabile. Ricordiamoci sempre di applicare la prospettiva relativizzante a ogni epoca, compresa la nostra, e cerchiamo di essere un po' più critici sul nostro tempo presente, ma anche sul tempo passato, però in modo costruttivo. Helbig era un uomo del suo mondo, ha tratto vantaggio con gli strumenti che gli erano consentiti. È vero quello che ha detto Sergio poco fa: i nobili come Alessandro Castellani o Jacobsen Copenaghen agivano anche nel perseguimento di un'etica che prevedeva relazioni e reti di contatto che oggi ci sembrano lontanissime dalla nostra sensibilità. Così come Felice Barnabei ha cercato di contrastarle, poi dandosi la zappa sui piedi e anticipando una sensibilità che è solo si è sviluppata solo anni dopo. Per un nobile dei Castellani, per un borghese importante come lo erano i Castellani, naturalmente condurre scavi, finanziarli, arricchire la loro collezione, creare falsi più o meno conclamati, era una pratica legittima. Anzi,
benefica, perché la loro azione consentiva di rendere noto un patrimonio che altrimenti era destinato ad essere disperso per sempre. E Alessandro Castellani, prima a Roma, poi a Napoli, nel mentre a Parigi, è una figura che ha avuto il prestigio del patriota, ma anche quello del commerciante quasi senza scrupoli. Ha aperto un mercato verso gli Stati Uniti, che è quello che ha prodotto la diaspora di tanti beni di grande prestigio. Però tutto questo era legittimo, e le sue relazioni preferenziali con Helbig, che sono ricostruite anche nel romanzo di Sergio, sono non da condannare, perché aveva identificato una persona che potesse raccontare e restituire scientificamente l'importanza di quei materiali, al tempo stesso aumentandone il valore. Ma le stesse cose facevano anche personaggi come Fiorelli, molto disincantati, che erano stretti amici di Alessandro Castellani e consentivano doni al museo di Napoli, nel mentre Castellani però favoriva la diaspora dei materiali di Capua. Tutto questo è raccontato anche nella mostra attualmente a Napoli in corso sugli Etruschi e il Man, dove, curata da me e che espone la tomba Bernardini, dove una parte importante della ricostruzione è stata proprio destinata anche a quello che è stato la scoperta, la riscoperta archeologica degli Etruschi, e non solo, dal 500 fino agli albori del 900. E quello può essere un utile elemento di integrazione del quadro di cui stiamo parlando. Vedete, i rivoli sono tantissimi e si intrecciano con le storie di uomini che hanno agito secondo le logiche del loro tempo, con tutte le caratteristiche che gli uomini hanno nel bene o nel male, le ipocrisie, i favoritismi, le preferenze, gli aiuti politici, i contrasti e le invidie reciproche, che purtroppo sono qualcosa di connaturato all'essenza umana, può essere giudicato storicamente a posteriori, ma chi opera storicamente come studioso deve riuscire a giudicarlo calandolo nel tempo. Il bello di questo romanzo è, partendo dalla narrazione di un oggetto, la fibula, in prima persona, un oggetto parlante fin dalle sue origini, questa è un'intuizione geniale a mio avviso di Sergio Fontana, è riuscito ad andare oltre la prospettiva critica che noi oggi potremmo avere simpatizzando per Helbig, per Pigorini, per Barnabei o per la Guarducci. Ha fatto raccontare il tutto alla fibula con grande capacità, partendo da un espediente retorico di indubbio effetto ed efficacia, che non solo è giustificato dalla fibula stessa, che comincia a parlare quasi quando nasce forse proprio in funzione di quell'iscrizione che porta, se essa è autentica come sembra ormai conclamato, ma va oltre, e in questo senso si può capire l'importanza, diciamo, dell'esperimento di Fontana, se introduciamo nel nostro racconto qualche elemento antropologico che sicuramente Filippo avrebbe molto apprezzato e che, di cui ho avuto modo di trattare in un altro libro di Edipuglia, che quindi ci fa piacere pubblicizzare l'opera di questa casa editrice, che ha avuto il coraggio di pubblicare 729 pagine di un mio libro dedicato all'archeologia e all'antropologia della morte, una parte del quale, nel recuperare l'importanza della riflessione antropologica applicata allo studio dei filtri funerari, cerca di evidenziare in poche righe, in pochi passaggi, un concetto che ritengo fondamentale per dare ancora più senso a questo romanzo e a ciò che può significare, ed è il motivo per cui lo sfondo è uno sfondo indonesiano, una spiaggia, ho cambiato lo sfondo per questo. C'è un bellissimo libro apparso nel 2001 di Janet Hoskins che si intitola Biographical Objects e parte da una riflessione che porta alle estreme conseguenze teorie di Annette Wiener e Marilyn Strater in merito proprio alle dinamiche del dono.
e al concetto di individualità e dividualità, relativizzandoli. Il dono da Mossi in poi è stato ritenuto naturalmente come uno strumento di comunicazione e di costruzione di relazioni fondamentali. Quello che però si era sbagliato anche con l'approccio di Malinowski era di ritenere il tutto da una prospettiva prevalentemente maschilista, che ignorava anche il ruolo delle donne nella complessa strutturazione delle relazioni che caratterizza mondi lontani dal nostro. È stata proprio questa prospettiva così particolare che ha fatto capire come in altre parti del globo non esista la storia come noi la concepiamo, e in questo il libro Biographical Object della Hoskins è straordinario, perché ha messo in luce come in determinate culture sia per le persone impossibile ragionare in termini biografici e raccontare in prima persona la propria storia. Si riesce a farlo solo con l'ausilio di oggetti che danno un senso a quella storia e aiutano a raccontarla. Gli stessi oggetti che, in virtù delle dinamiche del dono e del non dono, sono quelli che costruiscono la nostra individualità nella società, anche in termini opposti a quelli cui noi siamo abituati, cioè individualità, cioè individui che sono composti da più relazioni che vanno a scomporre la nostra identità, in modo inaspettato per le culture occidentali. Questo approccio è molto simile a quello che probabilmente c'era nell'VIII e nel VII secolo avanti Cristo e forse anche dopo. Il motivo per cui la fibula di Manius reca quell'iscrizione è perché doveva, e questo sembra ovvio, abituati al dono come siamo soliti concepirlo, legare fra di loro due persone. Ma si va oltre questo. Questi sono oggetti che vengono trasmessi anche per creare una sorta di impegno fra due persone, e probabilmente si tratta anche di oggetti che prima di arrivare in una tomba e concludere il suo percorso facevano ulteriori passaggi, cioè arricchivano la loro biografia. Il nostro sforzo dovrebbe essere quello non solo di cogliere le biografie degli oggetti così come è possibile, ci sono diversi passi di Omero che ci aiutano a capire che questa era la prospettiva nel Mediterraneo dell'VIII-VII secolo, ma andare oltre, andare all'epoca nostra in cui questi oggetti vengono musealizzati e si interrompe la dinamica del dono perché appaiono in una vetrina cristallizzati nel loro racconto, ma in realtà continuano a intessere relazioni con il pubblico o dal momento della scoperta, come ha raccontato Sergio Fontana. E questo è esattamente il paradosso del keeping while giving di Weiner, che è alle origini delle teorie della Hoskins. Perdonate se sembra una lezione di antropologia culturale, ma questi concetti che sto lanciando più che altro per incuriosirvi sono importantissimi, perché il romanzo li centra magnificamente e ci fa capire una cosa che è importantissima. Questi oggetti hanno un'agency, hanno una capacità di influenzare la nostra azione. Possiamo essere Martinetti, possiamo essere Helbig, la Guarducci, o possiamo essere il visitatore del Museo Pigorini che osserva quella fibula nella sua vetrina. Questi oggetti continuano a dialogare con noi esattamente come ha provato a fare Sergio nel suo romanzo. E se noi immaginassimo le nostre vetrine dei musei in questo modo e con questo scopo, renderemmo vivo un patrimonio che troppo spesso, in alcuni casi, non dialoga con chi lo osserva, proprio perché non è facile attivare questi processi nei modi in cui siamo abituati a concepire i nostri musei. E questo è un invito a una riflessione anche di carattere museologico e museografico. Quindi siamo partiti dal romanzo, ho provato a toccare, senza poi andare dentro nel merito di tante storie, i mille spunti che possono venire fuori. Ma un altro spunto splendido nelle parole che ha detto Sergio, lui con il romanzo ha potuto riempire zone d'ombra che, diciamo, una ricerca storica non può completare.
e lo ha fatto creando alcuni personaggi, perché ci sono anche personaggi di immaginazione. E io con ansia aspettavo di arrivare alla fine per capire quali erano, perché non potevo ricordarmi tutti i fatti collegati alla fibula. E questo anche è stato divertente, cioè ha completato con delle figure che servono a dare una spiegazione, a completare quello di cui un romanzo ha bisogno, e rimane per questo un romanzo. Diciamo che, per fare una sintesi, chiudere e passare alle domande di chi ci ha ascoltato con attenzione in questo venerdì pomeriggio, l'esperimento è un esperimento riuscito, anzi è una prova che dovrebbe stimolare altri a raccontare il passato archeologico, quello più remoto, in questo modo, a capire l'importanza del tempo anche quando il tempo viene dissolto, a ragionare interdisciplinarmente, non rimanere relegati in ciò che abbiamo imparato, abbiamo avuto la fortuna di imparare nei nostri corsi universitari, perché c'è un mondo che ci aspetta là fuori e urge che noi lo conosciamo, e a volte l'approccio antropologico così meravigliosamente incarnato da un sogno come quello del Museo delle Civiltà è davvero qualcosa che ti illumina nella strada di divulgatore e conservatore del patrimonio, ricordando sempre che la conservazione è un'azione importante e fondamentale, ma secondo quel principio del keeping while giving, cioè del mantenere mentre si dà, noi abbiamo un impegno, cioè noi stiamo trasmettendo alle future generazioni degli oggetti, ma lo scopo per cui li trasmettiamo al futuro è perché vogliamo in un certo senso affermare la nostra eternità, superare i limiti del nostro tempo mortale per continuare a dialogare con chi verrà, creando un impegno tra noi e chi viene dopo. E questo riusciamo a farlo anche se riusciamo a creare un dialogo, a comunicare, a valorizzare questi oggetti. E il romanzo è una forma di valorizzazione che non tutti sono in grado, hanno gli strumenti di percorrere, ma è forse l'esempio più rilevante per far capire che la comunicazione non è un orpello, come molti ritengono, anche applicata al nostro patrimonio culturale e alla sua gestione. La comunicazione è uno strumento per arrivare a tutti i pubblici possibili, anche a quelli che ancora non esistono. Ed è un obbligo morale riuscire a far sì che il nostro messaggio arrivi più lontano possibile, proprio per rispettare quelle che sono i nostri doveri, soprattutto di chi ha delle responsabilità o gli sono state attribuite nel bene o nel male. Quindi non si devono sottovalutare anche nella polemica ideologica o politica che ci circonda questi aspetti, ritenendoli solo apparenza. Sono parte integrante del nostro lavoro. Questo romanzo lo rende esplicito a livello più alto possibile, con tutto il rigore scientifico che si può pretendere ci sia dietro un'opera di alta divulgazione. Quindi i miei complimenti all'autore che ha fatto questo esperimento e alla casa editrice che si è rivelata per l'ennesima volta coraggiosa nel pubblicarlo. Grazie Valentino, grazie, bellissimo intervento, sempre pieno di stimoli, pieno di considerazioni di varia natura, grazie veramente. Ma credo che tutte le cose che voi avete detto, sia quelle dette da Mario che quelle dette da te Valentino, rendono merito ad un libro davvero originale e importante. Anch'io sono convinto, come dicevi tu poco fa, che c'è da sperare che ci possano essere altri tentativi di questo tipo. Ma da questo punto di vista, intanto chiedo appunto di verificare se ci sono domande anche sulle pagine Facebook attive con lo streaming in diretta, e se ci sono interventi tra chi sta invece seguendo su questa piattaforma, su Meet. Ecco, invece c'è da considerare le difficoltà di un'operazione di questo tipo, che è tutt'altro che semplice. Infatti mi verrebbe da chiedere a Sergio
se, a parte il divertimento che il piacere che certamente hai provato nel fare questa cosa, ma quanto è difficile rispetto alla scrittura di un saggio tradizionale di tipo storico-archeologico, perché qui potrebbe apparire ampia la libertà narrativa, ma la possibilità di cadere in errore, di fare degli errori di contestualizzazione, di rapporti tra le persone, è sempre in agguato, cioè non è per nulla semplice riuscire a far parlare, entrare nei personaggi come hai fatto tu, personaggi lontani, per quanto esistano appunto documenti, lavori di costruzione, però effettivamente è molto, immagino, molto complesso. Non mi sono avventurato mai in questo tipo di operazione, ma immagino che sia davvero complicato. Quante volte hai scritto e riscritto queste la rappresentazione dei vari personaggi, i dialoghi? Io ho molto apprezzato i tuoi dialoghi, perché non era facile far parlare le persone in maniera credibile, in maniera non banale, ma non professorale o appunto accademica. Insomma, operazione molto complessa. E poi altra cosa, se pensi che gli archeologi fossero più litigiosi nell'Ottocento, negli anni della Guarducci, oggi? Allora, riguardo alla prima domanda, io devo dire che non ho sofferto molto, cioè nel senso, mi è piaciuto scriverlo, un po' per un anno e mezzo, due anni, quanto è durata la scrittura, è stata una mia vita parallela, cioè facevo le mie cose, le cose di lavoro, di casa, eccetera. E poi c'era il mio tempo con la fibula e con quei personaggi, eccetera, dandomi ricchezza e anche piacere di farlo. Sicuramente è stato, dal punto di vista della documentazione, abbastanza faticoso, anche perché io mi sono reso conto di non poter riuscire a dominare tutta la documentazione in maniera tale poi da scrivere il libro dall'inizio alla fine. Per cui l'ho dovuto scrivere, diciamo, a un po' a macchia di leopardo e poi ricongiungere, per esempio, le parti che riguardano Helbig le ho scritte tutte alla fine, perché ancora, insomma, avevo difficoltà col tedesco, traduzioni, cioè cercare di dominare tutto non mi è stato possibile. Per cui c'è stata questa piccola difficoltà nel fatto di non poter seguire un filo conduttore, ma già più o meno avevo l'idea di una struttura. Dal mio punto di vista personale, devo dire che a conti fatti per me è più facile scrivere così di fiction che di cose scientifiche, perché io, insomma, soprattutto in passato ho scritto un po' di articoli, un po' di cose, e mi ricordo facevo una fatica mostruosa a cercare di rendere il mio pensiero, non lo so, probabilmente andando avanti con gli anni mi sono sbloccato, però il fatto, la fiction ti porta comunque in un mondo parallelo ed è molto bello, perché tu diventi attore tu stesso e ti immagini che cosa avrebbe potuto dire, che cosa avrebbe potuto fare a quel punto. Quindi non devo dire, non ci sono neanche state troppe riscritture, sì, un po' di revisione dei dialoghi, un po' di cura su queste cose, però tutto sommato è stata una cosa, a parte il lavoro comunque di documentazione che c'è stato, una cosa che a me è venuta abbastanza di getto, ed è stato un piacere scriverlo, comunque di avere un mondo a parte per un bel periodo di tempo in cui in qualche modo rifugiarmi, in cui ero padrone della situazione a un certo punto, insomma, e quindi anche giocare con questi personaggi facendoli muovere non a mio piacimento, rispettandone le inclinazioni, ma avendoli in mano, insomma, mi ha divertito. Grazie. Allora, ci sono domande, interventi? Prima avevo visto un po' una manina di qualcuno, ma non sono sicuro, poi non mi sembra di averla vista. Chiedo anche a Valeria se ci sono interventi sulle pagine Facebook, eventualmente. E ovviamente chiedo anche... Non chiedo aspetta.
Volevo chiedere, Mario, se ti è successo durante l'analisi dei documenti, quello che un po' è successo anche a me quando per tante volte ho analizzato i documenti di Luigi Pigolini. Luigi Pigolini nel nostro archivio ha lasciato le minute delle lettere che poi venivano scritte in bella copia e poi partivano belle e corrette. Nelle minute le correzioni, le parole tagliate via, ti portano a individuare alcuni aspetti del carattere della persona e ti riescono a far capire meglio come fosse difficile per quell'archeologo che era Pigolini, in qualche maniera aggiustare le situazioni a suo favore, in qualche maniera. E, mi chiedo se nelle minute delle lettere, adesso io non ricordo le lettere di Helbig, se fosse, in genere sono tutte scritte di getto e non sono minute ufficiali. Il nostro è un archivio, diciamo, burocratico, perché l'archivio personale di Pigolini è più a Padova che non a Roma, all'Eur. Il nostro è un archivio burocratico, per cui lui scriveva e correggeva quando doveva scrivere delle lettere ai direttori generali, a Fiorelli, per avere qualche donazione o avere l'autorizzazione ad acquistare per un prezzo molto alto qualche collezione. Ti dà la chiave di lettura, in qualche maniera, dell'uomo che medita come arrivare al punto che si è prefisso. Mi chiedevo se nei tuoi personaggi, nella riscrittura dei tuoi personaggi, anche questo è successo. Ma sicuramente Pigolini è un uomo determinato, ma anche un uomo che a volte ha un po' quasi difficoltà spesso con la scrittura, è comunque capace della mediazione, capace appunto del ripensamento, capace di scagionare alla fine il suo grande nemico Barnabei dal famoso scandalo, cosiddetto scandalo di Villa Giulia. Per cui è sicuramente una persona estremamente riflessiva, e si vede da questo stile spesso involuto che esce nelle lettere, a volte anche con qualche strafalcione di ortografia, però comunque è molto, si vede che è una persona che pensa molto, che vuole arrivare alle conclusioni, ma non ha quell'istinto dell'animale di potere come ce l'ha appunto Barnabei, e nella leggerezza di un Helbig, nelle sue lettere sempre numerate che si cambia con Carl Jacobsen a ritmo di 3-4 a settimana su vari pezzi, cose. E quindi sì, questo esce, diciamo. Io non ho avuto a disposizione molte minute, ma sicuramente dai testi di Pigolini capisci che è uno che pesava le parole e che quindi trasportava poi sulla carta questa sua difficoltà, questo suo pensare, sempre misurato e sempre dritto comunque all'obiettivo, però sicuramente un personaggio riflessivo, insomma. Allora, Sergio, sì. Dalle pagine Facebook arrivano, oltre a molti commenti positivi, vari saluti da varie persone, informazioni sull'acquisto del libro, e qui ricordo che è possibile acquistarlo con uno sconto, insomma, poter ordinare direttamente anche di Puglia, ma ci sono varie possibilità di acquistarlo anche online, insomma ci sono varie possibilità, però ci sono due domande. Te le trasferisco entrambe. Devo dire, tutte e due molto carine. Una, se potessi andare a cena con uno dei personaggi della storia, con chi andresti e perché? Allora, andrei con Helbig e sicuramente anche con la Santa Fiora.
la pipì, perché tra l'altro si mangiava anche bene il martedì. Sì. Sicuramente Helbig è il personaggio più complesso, però anche i personaggi femminili non sono da meno, cioè ritengo, riterrei comunque, diciamo, anche Nadine è un personaggio ricchissimo, un personaggio fortissimo, e quindi diciamo Helbig. Senti, poi c'è una cosa che mi interessa molto, una domanda che mi interessa molto. Stai già pensando ad un altro lavoro? Non è una mia domanda, è di una persona che ci segue, ma come puoi immaginare è una domanda che mi interessa molto, perché come, così già ti blocco per il prossimo romanzo. Sì, no, sto lavorando, però diciamo... è ancora presto, diciamo, per parlarne. Comunque, ormai scrivere per me è diventata una dimensione della mia esistenza, per cui diciamo che continuerò a farlo, magari prendendo strade leggermente diverse, però alla fine la formazione comunque di archeologo, insomma, mi porta sempre a riflettere su cose del passato, insomma. Per cui sì, sto lavorando, però non mi sento ancora in grado di, diciamo, rivelare il giro, insomma. Va bene, puoi mantenere il segreto. Va bene, se non ci sono altre domande, questioni, vedo un po' nella chat, appunto ci sono commenti positivi, saluti da amici, colleghi. Direi che forse possiamo chiudere, perché ormai è più di un'ora e trenta che siamo... Mario ha alzato la mano. C'è una mano? Mario. Dove? Mario, vedo che ha alzato la mano. Ah, Mario, l'hai alzata tu. Mario? Sì, l'ho alzata io. Prego, allora... prima di lasciare. Giusto per chiudere questa splendida serata, cioè, volevo semplicemente... Filippo aveva fatto una richiesta di finanziamento per rinnovare la sezione espositiva della preistoria del Museo delle Civiltà. Questa richiesta è stata approvata appena 11 giorni dopo la sua morte, e abbiamo ricevuto un finanziamento interessante, che abbiamo dovuto impegnare entro il 31 dicembre 2020, ovviamente. Era una richiesta su un progetto che vede coinvolta anche la Fibula, perché la Fibula fa parte del percorso espositivo. A proposito della domanda che tu hai fatto prima, se gli archeologi sono più litigiosi nella fine dell'Ottocento o oggi, e se è più facile scrivere di archeologia, e a proposito di quello che ha detto Valentino, che gli oggetti devono essere presentati in un modo che siano di accoglienza del pubblico in qualche maniera, io sto affrontando delle difficoltà enormi. Sono responsabile unico del procedimento di questo lavoro che ho ereditato direttamente da Filippo per questa sezione, e stiamo valutando anche una nuova sezione per la Fibula, dove saranno accolte altre testimonianze della scrittura nel Mediterraneo, come le nostre tavolette in lineare di Adagia, Triade, Festos, e le credule, tutta un po' la storia della scrittura. E devo dire che è veramente difficile per noi archeologi, nell'ambiente archeologico, avere un linguaggio che sia così narrativo, che sia così facile. Alla mia proposta di semplificare tutto quello che sono i pannelli didattici didascalici della sezione di preistoria, c'è stato un po' di malumore, no? Io mi sto spendendo per far affrontare, diciamo così, la narrazione dell'esposizione enciclopedica di questa collezione, che è quella del Museo Preistorico Etnografico, a una professionista di questo mestiere. Cioè, è ovvio che sia più una comunicatrice a fare questo tipo di lavoro, sempre ovviamente basandosi su delle basi che noi forniamo come preparazione scientifica. E devo dire che comunque invidio tantissimo Fontana, che ha questo dono
scrivere in questo modo, io vorrei scrivere così, invece scrivo semplicemente di materiali archeologici, dovendomi sempre guardare qualsiasi virgola e qualsiasi punto e virgola prima di andare a editare qualsiasi cosa. È comunque il nostro mestiere bellissimo, che ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio, e ci permette anche di cambiare a volte gli aspetti della storia. Detto questo, un grande saluto a tutti quanti, anche a Filippo che è nel mio cuore. Grazie, grazie a tutti, grazie a Sergio innanzitutto per aver scritto questo libro e per averci regalato questo libro, che devo dire, ribadisco, è molto molto bello. E grazie a Mario Mineo, grazie a Valentino Nizzo, grazie a tutti coloro che hanno seguito, e speriamo di avere presto nuove occasioni in questa forma telematica o appena sarà possibile in presenza, magari al Museo della Civiltà, magari al Museo di Villa Giulia, per organizzare altri momenti di confronto, di discussione, di riflessione sull'archeologia, sulla storia, sugli archeologi e sugli oggetti che parlano di storia. Buona serata. Yes. Buona serata.